questi errori, però comunque ce l'abbiamo messa tutta, anche al secondo tempo per recuperarla, ma probabilmente era tardi, abbiamo sfruttato quell'occasione con Leonardo, ma non siamo riusciti a recuperare. Tanti errori anche dei singoli in questa partita, sia in difesa che in attacco. Come si può spiegare tutto questo? Ma si può spiegare comunque con una, perché è una partita difficile, loro pressavano molto e conosciamo bene il loro livello di giocatori. Sappiamo che era difficile, comunque gli errori ci stanno, capita a tutti e hanno sempre fatto bene i miei compagni, penso, quindi non c'è niente da recriminarli e faremo bene la prossima. La sensazione è che avete concesso con troppa facilità la ripartenza alla formazione di Grosso, perché? Ma sicuramente dopo i primi due gol è normale che noi ci siamo un po' esposti, abbiamo provato a andare un po' tutti avanti per aprirla e abbiamo preso questo terzo gol che alla fine è una ripartenza e altre azioni alla fine, ma è inevitabile che quando si è in svantaggio è inevitabile lasciare dei contropiedi e ripartenze, loro vanno giocatori veloci davanti e ci hanno messo un po' in difficoltà. Era una partita questa che poteva essere importante in caso di risultato positivo, considerando la sosta, ma considerando anche che oggi incontrate una squadra che all'inizio della partita non godeva del favore del pubblico, c'era questa contestazione, non siete riusciti ad approfittare di un ambiente freddo almeno ad inizio partita. Sì, ma quello conta poco secondo me. Le due squadre hanno provato a fare questa partita e noi abbiamo provato a esprimere il nostro gioco. All'inizio comunque ci è venuto abbastanza tutto bene, tranne è mancato solo il gol. Loro hanno fatto i gol che non abbiamo fatto, tutto qua, niente di più. Tra l'altro, nel primo tempo l'avete approcciata molto bene Palazzi la partita perché Grosso, il Verona di Grosso vi ha atteso ma vi ha concesso anche tanto. La difficoltà è che quando vi veniva a pressare, vi veniva a recuperare palla, arrivavano con grande facilità, con tutta la loro velocità nella vostra area di rigore. Cosa vi ha detto all'intervallo Pillone su questo aspetto? Ma certo, comunque di restare compatti, che comunque i due gol non avevano comunque già dato il risultato finale. Dovevamo tornare in campo e riaprire la partita, e quello che comunque abbiamo fatto con un gol in ritardo, visto che eravamo già sul 3-0. Poi non ci siamo riusciti, ma comunque l'idea era quella di ribaltare il risultato del primo tempo. Bicchiere resta comunque mezzo pieno perché 26 punti non sono pochi, ora c'è questa sosta, poi ci sarà il Venezia, la gara di Salerno si chiuderà il girone di andata. Ora queste due gare bisognerà cercare di recuperare i punti persi in queste ultime giornate. Sì, ci sono punti persi perché comunque si poteva far meglio, ma comunque rimane il campionato molto equilibrato, tutti vincono, tutti perdono, tutti pareggiano, quindi il problema non c'è, noi non siamo mai stati fenomeni prima, non siamo comunque asini oggi che abbiamo perso 3-1 a Verona e noi continueremo a fare le nostre partite e cercheremo di far 6 punti nelle ultime due, tutto qua. A questo punto Pillon ti vede come uomo davanti alla difesa perché anche oggi ti ha alzato Brugman e ti ha schierato lì. Sì, il mister mi vede un po' in tutti e due i ruoli, mi prova sia davanti alla difesa, soprattutto quando si è fatto male Frank Canutè. Non è un problema per me se giocare in tutti e due i ruoli, io dove mi metto cerco di dare comunque il massimo.